Sono felice che tu sia qui. Credo che alcune di queste persone stiano iniziando a sospettare della mia identità. Te la senti ora di affrontare la Gilda? Tieni gli occhi aperti. Non so cosa aspettarci una volta entrati nella cisterna. Non c'è più tempo di parlare. Dobbiamo sbrigarci. Meglio ad avere un'ottima ragione per essere qui con quell'assassino. Per favore, abbassate le armi e parliamo. Ho la prova che siete stati tutti ingannati. Niente trucchi, Carlyle. O ti uccido all'istante. Quale sarebbe questa fantomatica prova di cui parli? Ho il diario di Gallus. Credo che sarai sconvolto dal suo contenuto. Fammi vedere. No, non... Non è possibile. Non può essere vero. Conosco Mercer da troppo tempo. È vero, Brynjulf. Ogni singola parola. Mercer deruba la Gilda da anni. Proprio sotto il nostro naso. C'è solo un modo per scoprire se la ragazza dice il vero. Delvin, devi aprire la camera blindata. Aspetta solo un momento, Bryn. Che c'è in quel libro? Cosa diceva? Dice che Mercer ruba danni dalla nostra camera blindata. Gallus stava indagando prima di essere ucciso. Come ha fatto Mercer ad aprire una camera blindata che aveva bisogno di due chiavi? È impossibile che abbia forzato la serratura. Quella porta ha le migliori serrature a rompicapo esistenti. È impossibile forzarla. Lui non aveva bisogno di forzare la serratura. Di che stai parlando? Usa la tua chiave per aprire la camera blindata, Delvin. Così scopriremo la verità. Ho usato la mia chiave, ma la camera blindata è ancora chiusa. Ora usa la tua. È tutto sparito! Entrate tutti! L'oro, i gioielli, tutto sparito. Quel figlio di un cane, lo ucciderò. Vex, mettilo via, subito! Non possiamo permetterci di perdere la testa. Dobbiamo calmarci e restare concentrati. Fai quello che dice, Vex. Adesso è inutile fare così. Bene, faremo a modo tuo, per ora. Delvin, Vex, tenete d'occhio la caraffa. Se vedete Mercer, comunicatemelo subito. Se vedo Frey, gli cavo gli occhi. Ascolta, con le mie mani. Prima che rintracci Mercer, devo sapere cosa ti ha detto Carlyle. Tutto. Già, temevo fosse così. Stando all'ultima notazione nel diario di Gallus, sembra che fosse vicino a denunciare Mercer alla Gilda. C'è altro? Cosa? Nightingale? Ho sempre pensato che fossero solo una leggenda. Una storia per tenere in riga i giovani borseggiatori. Ti ha detto qualcos'altro? Cercava di screditare Mercer agli occhi di Maven, eh? Furba la ragazza. C'era altro? Allora ho un importante incarico per te. Voglio che penetri nell'abitazione di Mercer. Ricerchi qualcosa che possa dirci che fine ha fatto. Già,
Un regalo dei Rovo Nero dopo che cacciarono la famiglia precedente. Il posto si chiama Proprietà Riftwild. Non si ferma mai qui, paga solo per la manutenzione. Ha assunto uno zotico di nome Vald come guardiano. Fa attenzione, ragazzo. È l'ultimo posto di Skyrim dove vorrei mandarti. Trova il modo di entrare, recupera le informazioni e vattene. Hai il permesso di uccidere chiunque provi a ostacolarti. Bella domanda. Io ci sono entrato solo poche volte, e sempre in compagnia di Mercer. Se riesci a superare la sua sentinella, credo che la cosa migliore da fare sia usare la rampa per la terrazza del secondo piano nel suo cortile. No, è una specie di assurdo congegno fatto creare da Mercer per le fughe rapide. Scommetto che un tiro preciso al meccanismo della rampa la farebbe abbassare velocemente. La domanda corretta dovrebbe essere: cosa ha lasciato? Mercer ha preso tutto. Sono spariti anche i nostri piani. Prima che Mercer prendesse il potere, Gallus aveva iniziato a raccogliere tutto il materiale possibile sulle sedi di potenziali colpi della Gilda. Musei, fortezze, tenute, di tutto. Quando Mercer si è impadronito della Gilda, dovevamo averne qualche dozzina. Non ne ho idea. Quella porta è impenetrabile. È impossibile aprirla senza due chiavi. Io ne ho una, Dalvin un'altra e Mercer un'altra ancora. Basta, non ci sono altre copie. Vald, un vero bastardo, quello. Mercer lo sta ricattando con qualcosa per assicurarsi la sua fedeltà. Parla con Vex. Lo conosceva molto bene, se capisci cosa intendo. Fa attenzione a casa di Mercer. Non voglio che quel pazzo uccida altri dei. Non riesco a credere che abbia svuotato la camera segreta sotto i nostri nasi. Spero che salti fuori presto. Deve rispondere del suo tradimento. Devo stare allerta nel caso torni Frey. Fai in fretta! Cornelia, posso darti quel maiale. Amico? Ho delle notizie su di lui. Più di quante tu ne voglia sapere. Perché non ti arruoli? Vald, lato buono. Temo che tu abbia sbagliato persona. L'unica lingua che Vald conosce è quella dell'oro sonante. Siamo affini in questo. Grazie per il complimento, Del. Certo, ma il prezzo sarà alto. Insomma, gli stai chiedendo di tradire Mercer Frey. La cosa migliore sarebbe estinguere il suo debito con Maven Rovonero. Se ne parli con lei, potrebbe darti qualche dettaglio. Per me puoi anche farlo fuori e trafugare le sue spoglie. Non mi interessa affatto. Già che sei lì, approfitta di quello che trovi a casa di Frey. Io lo farei. Quindi tu sei la nuova recluta, eh? Sembra che io e te dovremo imparare a conoscerci molto bene. Sì?
Cosa vuoi? Questa è la casa di Mercer Frey e lui non ama i visitatori. Ti prego. Non sono ammessi i visitatori. E ora sparisci prima che mi arrabbi. Non hai abbastanza monete per far scomparire i miei problemi, a meno che tu non riesca a convincere Maven Rovo Nero a cancellare il mio debito. Prova a mettere piede in questo cortile e te lo taglio. Credi che sia così stupido da cascarci? Credi che sia così stupido da cascarci? Non hai abbastanza monete per far scomparire i miei problemi, a meno che tu non riesca a convincere Maven Rovo Nero a cancellare il mio debito. Prova a mettere piede in questo cortile e te lo taglio. Sei proprio divertente. Credi di potermi affrontare? Quando vuoi. Sono sempre disponibile a combattere. A presto. Saresti mai dovuto venire.